Quest'anno Pescara e tanti turisti che sceglieranno l'Abruzzo brinderanno al 2019 in compagnia di J-Ax e in tutta sicurezza, spiega l'assessore comunale ai grandi eventi Giacomo Cuzzi. Sul palco dalle ore 23 nelle aree di risulta J-Ax, mentre domani 1 gennaio si torna in piazza Salotto con un altro concerto, quello di Daniele Silvestri. Primo capodanno d'Italia, una città sold out nelle strutture alberghiere, negli esercizi di ristorazione. Tante persone questa mattina, tanti giovani sono arrivati in città anche nella stazione che è qui alle nostre spalle, quindi ci aspettiamo due giorni davvero con migliaia di persone, soprattutto di grande musica, con grandi artisti, J-Ax e Daniele Silvestri, che collocheranno, come dicevo prima, ancora la nostra città ai vertici del paese, appunto per l'organizzazione di queste grandissime manifestazioni. Diciamo che ci saranno delle rigide misure di sicurezza, ma non per precludere il divertimento, ma per renderlo sicuro. Saranno utilizzati dei metal detector anche? Ma diciamo che in tutte le manifestazioni che abbiamo organizzato in questi anni la sicurezza è stata sempre la nostra priorità. Ringraziamo sin da ora gli uomini che saranno impegnati per garantire appunto la sicurezza, il buono svolgimento della manifestazione, e quindi ci saranno delle misure sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda l'accesso all'area, che faranno sicuramente star tranquilli tutti. L'evento sarà seguito come sempre da Rete 8. Parliamo del programma, quando inizierete? Allora, inizieremo questa sera intorno alle 11 con J-Ax, ma prima ci saranno diverse esibizioni di artisti locali, poi ci sarà la diretta, come dicevi tu, di Rete 8 per coloro i quali non potranno raggiungerci qui nel parcheggio della stazione centrale. Domani si cambia musica, si torna nella canonica Piazza Salotto con Daniele Silvestri. Sì, domani potremo esaltare anche la bellissima Piazza Salotto, impreziosita dalle luci d'artista, in questi giorni anche lo spettacolo di Pescara Mapping, che ricordo ogni pomeriggio fino al 6 dalle 18 in poi, e poi ci sarà questo grande concerto di Daniele Silvestri, prima ci sarà lo spettacolo a partire sempre dalle ore 18 di Induccio. Sindaco, anche quest'anno gli auguri in musica non solo ai pescaresi, a tutti gli abruzzesi. Sono attese tante persone, più di quelle dello scorso anno, 20.000, 30.000 vedremo, l'importante è che sia una giornata di festa, di auguri per l'anno che lasciamo e per l'anno che verrà, come avrebbe detto Lucio Dalla, e l'occasione naturalmente gradita anche al sindaco, non già travestito da J-Ax, ma di fare appunto a voi tutti, cari pescaresi, gli auguri per l'anno nuovo, l'anno che ha le porte per il 2019.